So again, we look for the retro premascular plane. It's in Hercules, it's quite adherent here. I got in the good plane. Okay, so here I'm fighting my way up. So again, I must reach to my marking here. I'm close to it. So again, we will cut here. We'll cut here flush with the skin and the other side. And here, slightly below the areola. Well, yeah, have you a weight measurement? To be sure we remove a bit about the same amount than the other one. I try to make an equivalent cut. The undermining is about like that. I don't try to go too much lateral immediately, both because it's unnecessary and second, there are vessels and especially nerves here. Okay. Ali, now we lift it up and we put our vertical sutures on the gland. I just free a little, as I told you, the areola, because otherwise this can sort of pull the areola in when we make this suture. So I just free it on each side for about 2 centimeters. Now. Okay, so this again should be very symmetrical. We'll put a suture here on the glandular tissue. This is very important to make a good vertical symmetrical glandular suture. And with this my breast should stand by itself. So again, if you feel that you have too much skin, you can take it out here, but well, I was lucky, and I must confess to you, it's not my first case, so I was able to just have the good width. But again, if you when you start, I think it's better to take a little less, and it's so easy to re-excise a little, and instead of finding oneself too short. Okay. So, okay. Now, again here we must sort of check how it comes and if we see it's a little too much fat, because if you leave too much fat we can have a sort of a bump here. Just defat a little to be sure, not too much, because you should have a good of a depression, I will show you, but just to be sure not to have any bulging. Here you see also a little at the end. And also we check here that the breast is not sort of a going down. No, it's fine. Just a little of this, yeah. Okay, so again here we must carefully position it on the midline. That's why I tattoo my axis, you see, to be sure it will not be misplaced. Okay. She had a lot of skin in the upper part, so of course I would have been happy to have a smaller skin resection, but it's what she needed to have her breast getting higher. And
All right, so we're working on both sides, and it should not finish in not too long. The suturing is something very important because what the patient sees at the end is, of course, the shape, the volume, and the length and the quality of the sutures. So I think good sutures is, of course, moderate tension and the precise suturing. And of course, we are discussing that. I remember with a group of friends and with some very experienced breast surgeons, like, well, now he's retired, Lalaudry, that was saying that suturing doesn't matter. I mean, once everything is cut in place, even if it's a fast and crude suturing, anyhow, the quality of the scar will not depend on that. And I don't think so. On the oblique view, yes, you see the bulging upper parts and the round upper part, and they're not flat. I mean, no. You see, we put tapes all around to suture it. Steri grande. Can hold this. And I put a little elastoplast. I don't know really presses enough. The really important thing is the bra. And so the next day I have this dressing removed and I put them on the bra and they have to keep it. Yeah, cut it here. So the patient is on the semi-sitting position. You see her head is here, and says she is sitting. She is sitting obliquely like that, with her arms which are on each side. And so the only markings I had before were this upper limit, which are checked, were symmetrical, and here we have the midline. So the idea is to make breasts which will be slightly smaller, and which will be higher. And you see, when you make it a little higher already, that will make a circumference that will be something like that. And you see right away that we have this extra skin here. And so we will make a new inframammary fold about here. The old one is here, I can mark it already. The previous inframammary fold is here. And we see already that making a breast slightly higher and slightly smaller, the new inframammary line will be about here. I can right away mark it here. You see something like that above. And so now my next step will be to see on which line I want to have this new breast. Usually it's just on the same line than the, but here, as I told you, she's slightly outward. And if we reconstruct this with the nipple as it is, it can look slightly outward. So I will make it slightly more medially. You see, the normal axis of the breast would be something like that. And here, in her case, I will make it slightly more medial. So now we must make again a vertical resection. So you see right away, you can pinch it with the fingers like that. And you will see that it will be something like that. But usually I do it by pushing my breasts laterally and medially. So I don't want to make it too flat, because I will not, in fact, diminish too much. I don't want to have too small. I want to keep a little fullness. So I want to make a little bulging like that. And I will draw a line in continuity with the axis of my breast. And then I will do the same on the opposite, pushing it medially, something like that. And this should give me approximately the width of my resection. And so now I will mark my vertical lines. It will just be my vertical branch of the T. And in such a breast, I will take usually something around 6 centimeters. The same on the other side.
6 centimeters. And here you see I have, I am about 3 centimeters above the infirmary line. And this again will be my new infirmary line. So now, the next step will be to make the upper marking. Here we will join about at this level, the two ends. So the slightly tricky breast, see like that. About this level, we'll make like a window. This line corresponds to the upper dissection. Upper limit of my resection. Yeah. And here I make a little indent just to diminish the tension, because this will be the tension of the upper limit, so it will be about here. Yes. So it will be something to avoid a scar, a hypertrophic scar, maybe. Yes, so we have something like that for the areola, you see. She's right, it's a little, I don't want to have it too lateral, so I think I will move the whole drawing maybe a little medially. Because this is symmetrical with the areola, but the areola is slightly lateral, so I think I will move the whole drawing a little on the right side to end up with something that will be more medial. I think the better is to make the same maneuver and to make eventually the same changes we did the other time. So here we are in line with the axis. Here we push the same laterally. Okay, see here we see we have the same, we'll take the same width distance on the other side. So the infirmary line, can you measure that 3 centimeters? So it's about here, okay. So this will be our horizontal line. Again, it can easily recut, and it's better to take less than too much. So this will be, I think, better here. We should, yes, maybe I was a little too wide here. Yes, this is fine. So again, we go to the upper limit. We make a sort of like a musk window like that, joining the two, like that. Mm-hmm. Good. A final marking is the upper limit of our dissection. We want again to lift the breast, so I mark the limit of my deep undermining, because I will undermine the breast up to here and plicate to fix it as high as I can up to this upper limit. So this is a very important point, is the upper limit of my dissection. I want really and to lift the breast. And how do you establish the upper limit? You see, when you lift the breast, you see the gland fullness, which is making sort of a fold like that. And this is the upper limit of your breast. So now we make a little tattooing, because when we will start the surgery to inject and everything, we can lose our markings. So I like to tattoo my different marking. I tattoo here also on the midline. And then we will make a small infiltration, because it's nice to have less bleeding, with a mixture of adrenaline and xylocaine, lidocaine. The anesthesiologist is happy if the patient has less pain. So one main point will be to check what will be the upper limit of the areola. And I just put a finger behind and I join with my other finger like that, and I make a marking here. And I do the same on the other side, just at this point, like that. And then I will check from the clavicles. I will take about 7 centimeters on each side. And then just check that my two markings are the same. Here I have 16. And here I should have also 16. So this is a good symmetry of the upper limit. The other thing is the axis. She complains that the areola is slightly outward. And if we lift the breast, because our plan for her is to lift the breast
if we leave the areola here, it's slightly outward. So I will make it a little more medially like that. And so this is on the vertical line I call the axis of the breast, where I want the areola to be. So this axis of the breast will be calculated from the midline. So it's important to have a good midline that you check from the xiphoid here to the umbilicus. And usually the axis where I want my breast to be is about 9 centimeters, 9 to 10 centimeters. And this should be all right for here, yes. So this will be a good symmetry, like that. And the same on the other side. Centimeters, okay. All right. And so we will lift the breast. We want to have a good fullness here. And we make a small diminution, because it will be a little too big when it's lifted up. A small diminution, but mostly lift the breast and try to make a higher breast with a good shape on the upper part. Sì. Prima marchiamo la nuova areola e dopo usiamo il mammostà per schiacciare il seno. Inciso superficialmente tutte le designe per evitare che le designe disparesse, come dire? Che scompaia il disegno, si fa un piccolo segno col bisturi per evitare che scompaia il segno. E marca anche questo punto di qua. Allora, iniziamo con la depitilizzazione. Non ho un trick speciale per fare questo. Se qualcuno ha un modo speciale che permette di far più veloce, lei me la insegna, apprezzerò molto. Si vede bene? No, non c'è niente di speciale. Sì, si vede bene. Ok, now si può rilacciare il mammostà. Andiamo alla resezione centrale, verticale e block di tutta questa zona per diminuire il volume del seno. Allora, incisiamo fino alla ponevrosa del pectorale. In alto? In alto diciamo che è sotto il pedicolo superiore. A livello dell'areola, grosso modo. Guarda, a livello del solco sottomammario. Questo era l'unico scolamento dell'intervento, giusto il scolamento necessario per procedere alla resezione centrale. Dunque facciamo questo scolamento al dito fino a qua, non di più alto di qua. Puntuale, si vede questo punto? Sì, sì. E questo è l'unico scolamento dell'intervento? Sul piano di supramuscolare. Prepectorale. Si vede che questa parte non è scolata del muscolo, giusto la parte centrale, giusto sotto questa parte della mammella, dello scolamento. Lateralmente non c'è niente scolamento, né di pelle né di ghiandola. Allora adesso continuiamo la dissezione sopra il lembo, lasciando quasi un centimetro di spessore. E andiamo fino al punto A. Si vede il pianto prepectorale, sì. Tutto rimane attaccato al pectorale, si vede che non c'è scolamento per niente, né di qua né di qua, giusto questo scolamento centrale. Ricostruiamo il seno portando verso il centro queste due parti laterali. Allora, prendiamo la linea centrale, molto importante per la simmetria, sempre iniziando in basso e andando verso in alto. Punti di imbastitura. Allora, lei vede che con questa manovra abbiamo già della proiezione al seno. Quando abbiamo
fatto la resezione centrale, abbiamo eliminato quasi tutta la parte totica della ghiandola. Rimane giusto questo gonfiore, che è molto facile da eliminare con una piccola orizzontale, è quello che faceva dagli anni 70, ma si può anche eliminare questa cosa con una verticale, e facendo una resezione verticale a questo polo inferiore aiuta la proiezione e il volume al polo superiore. Allora adesso si deve, come si dice? Si deve continuare a fare l'imbastitura per rilevare questa protuberanza che c'è nei quadranti inferiori, per evitare di fare l'orizzontale, diciamo la cicatrice, la resezione orizzontale. E 5 cm dal solco, sì, no? Piego sottomammario è marcato di qua, sì, e qua. Dunque questa distanza di sicurezza per fare questa eliminazione verticale. Il problema è che non devo finire con una cicatrice che passa questa che zona. Che passa quella... Devo finire sopra quella. Sopra o al massimo a questo livello. O al livello del solco sottomammario. Ma non più bassa. Se vado più bassa la cicatrice sarà troppo lunga dopo. Vede che già il polo inferiore è migliorato. Allora continuiamo. Allora queste manovre la faccio perché così non si rischia. Io non taglio niente, giusto provo con questi punti di vedere se va bene o se non va bene, e taglio unicamente quando sono sicuro che la forma mi conviene. Ma fino a questo momento io lascio tutto intatto. Questi punti di imbastitura sono solamente per... Sì, per vedere la forma. Per vedere la forma. Ma non abbiamo finito, non siamo arrivati ancora. Si deve lavorare ancora un po'. Mettiamo qualche punto anche per... Anche questo è un punto di imbastitura. Sì, sì, sì. Appunto, per adesso è tutto invaginato. Sì, ma non è un problema, perché se ricupera da solo... Alla fine. Mettiamo a posto, lo sistemiamo, ma anche se non lo facciamo domani sarà, sì, molto meglio. Allora mettiamo del blu di metilene per marcare la nuova resezione che si deve fare. E qualche linea orizzontale. Tenne bien, non è bien rose, non è rosa. Questo è importante. Allora controlliamo che il blu è marcato bene, non ha marcato bene di qua. E questo deve essere molto preciso. Dunque, facciamo la resezione complementare adesso. Prima marchiamo il disegno per non perdere con il sanguinamento. Voilà, facciamo di qua. La resezione complementare è cute e il tessuto adiposo. Sì, completa il polo inferiore. Ok, allora di qua si deve essere attenti perché c'è generalmente il pedoncolo che non è tanto lontano. Allora ricostruiamo cucendo 4 e 4, 3 e 3. La ricostruzione è solo cutanea o anche il piano sotto? Per il momento sì. All'inizio, quando ho fatto la prima volta questo intervento, suturavo questa cosa, sì, le due pilar laterali, come dice Madeleine. Io non lo faccio più perché? Perché questo tessuto è adiposo. Sì, e cede. Un punto in questo tessuto cede. Non tiene quasi niente, vede? Che se va via subito. Preferisco prendere il dermo profondo di qua e là c'è una resistenza enorme. Allora anche se questo punto ogni tanto arriva, si vedono sotto la pelle, è facile di togliere dopo un mese o due, prende due minutine, ma preferisco così, migliora la qualità della cicatrice. Allì, vediamo il punto inferiore che non è ancora tutto a posto. Allora lo suturiamo così per momento, giusto per vedere un pochettino, mi dà ancora un po' un punto e basta, facciamo così e vediamo per un momento come diventa questo.
Allora di nuovo l'incisione superficiale. Allora di nuovo la defettilizzazione. Il problema di questo intervento è che sono due segni. Che devono essere simmetrici. Facciamo adesso la resezione centrale. Qual è lo spirito dello scollamento ridotto? Per sicurezza, non, quando non c'è scollamento non c'è il rischio di ematoma, di seroma, di necrosi glandulare, di necrosi cutanea e tutte queste cose. Questo è vero. Sì, questa è la sicurezza. Sì, però... E qui non ho bisogno, il problema è che se non si bisogna. Perché monta meno. E non credo anche sulle tecniche che hanno bisogno della pelle per fare il risultato. Perché la pelle non dura lontano il risultato quando la pelle gioca il ruolo principale. Dunque metto in congruazione, come si dice? E mette in contatto. Due blocchi composito di pelle, grasso e ghiandola, e quando questa cosa si fa la cicatrice, se una zona di fibrosa molto solida di qua che mantiene il seno in questa posizione, non è la pelle che la mantiene, tutta la cicatrizzazione tra le due blocchi. Questo è il punto importante. Bravo, allora finisco i punti a livello del peduncolo. Peduncolo. Oh, questo lato già vede. Perché c'è l'areola? Okay. Che era già più alzato, si deve ancora togliere questa per arrivare a simmetrizzare con l'altra. È giusto lavorare sulla parte inferiore, eh? E penso che il volume è quasi. Ricominciamo questa. Oui. Allora, volume un po' più. Allora, siamo simmetriche per rapporto alla linea mediana. Mediana, come si dice? Mediana. Si les gens voient bien. Hein, vous voyez? Beaucoup de soins. Mais loin. Et così la cicatrice è sopra il solco, non c'è problema. Il solco sotto mammario. C'è una domanda? Oui. Se ci misura la distanza areola-solco. Lo vado a fare, lo faccio mai, me lo faccio per te. Non mi importa perché il problema è che la cicatrice non va più basso di questa. Me lo faccio? Misuro? Quanto? 9 centimetri. E di qua? 9 anche. 9 centimetri. 9 centimetri. È un stupidaggio di dire che la lunghezza di una verticale non deve essere di più di 5,5 centimetri. Se lei ha occasione con le belle ragazze che tu frequenti di misurare la distanza tra l'areola e il solco sottomammario, tu vedrai che varia di una persona a un'altra. Bravo, questo è marcato quasi corretto. Lo ripassiamo con me. Va bene. Bravo. Allora, facciamo questa resezione complementare. Ma che viene là? Ma che viene là? Vale, serie 1 e 1, 2 e 2, allora, c'è 3 e 3 e 3
forbice. Già si vede bene questa, dunque lo prendo subito.